Ecco, onorevole, il patrocinio che è stato tolto da parte della Regione Lazio al Gay Pride. La Regione Lazio, col Presidente Rocca, anche in un'intervista questa mattina sui quotidiani, parla di strumentalizzazioni che ci sono state, mentre ovviamente le opposizioni, il PD da questo punto di vista, sostiene che ci sia un'ennesima, chiamiamola censura. Ma allora, il patrocinio rappresenta l'ente, l'ente deve rappresentare tutti. Se una manifestazione ha come un tema centrale un tema che è oggetto di scontro in questo momento politico, o quantomeno di dibattito, come l'utero in affitto, è normale che a fronte di una divisione politica che è di un dibattito in corso, l'ente non concede il patrocinio, quindi non c'è alcuna censura, c'è semplicemente l'intenzione di rispettare lo spirito con cui vengono conferiti i patrocini. Nessuna, è stato chiesto anche direttamente al Presidente Rocca, nessuna decisione calata dall'alto. Io penso che se dall'alto si intende Palazzo Chigi, penso che Palazzo Chigi sia impegnato in altro, non certo nel patrocinio della Regione Lazio. Perché all'inizio era stato concesso comunque il Sì. patrocinio e poi tolto. Evidentemente hanno verificato che al centro della manifestazione c'era un tema come l'utero in affitto che è oggetto di un dibattito, peraltro un dibattito parlamentare con voti di certo non unanimi, come sapete.